Sì, ciao a tutti. Oggi voglio parlare didatticamente di qualche esercizio. Come avete già sentito, ho suonato dei paradiddle doppi, quindi che sono nel libro vecchissimo che è il famoso Gen Krupa, quindi molto molto vecchio, ma sempre così attuali questi esercizi. Quindi paradiddle doppi, tutti e tre. Adesso andiamo a mettere in 12 ottavi il jam block. Ho messo il jam block per sostituire il charleston, per così si sente di più. Quindi adesso il jam block lo mettiamo in levare, quindi 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Benissimo, adesso andiamo a costruire un ostinato tra cassa e jam block. L'ultima cosa che ci è rimasta da fare è quella di orchestrare adesso sul tom, sul timpano, rullante, cassa e jam block il tutto. Quindi in questo modo. Benissimo, lo rifacciamo ancora. Ricapitolando il tutto, la prima cosa da studiare sono i paradiddle doppi. Benissimo. Aggiungiamo ora il jam block in battere. Adesso il jam block lo mettiamo in levare. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Benissimo. Adesso l'ostinato cassa jam block. L'ultima cosa da fare è quella dell'orchestrazione, quindi timpano, tom, rullante, cassa, jam block. È sempre un piacere stare con voi, quindi in questa lezione aperta vi do questi consigli. Studiamo queste cose perché sono molto interessanti. Va bene? A tutti quei ragazzi che vogliono migliorare la loro tecnica, la loro coordinazione, per quanto riguarda anche lo studio della batteria, insomma. È stato un piacere. Ciao!